Bella a tutti ragazzi, qui è Bazzu che vi parla e finalmente dopo tanto tempo sono tornato con un gameplay di Minecraft Vanilla. È da così tanto che mancavano gameplay, credo anche per questa settimana, non quella che esce questo video, quella prima, perché ho avuto dei problemi. Uno, ero in Vaticano. Due, ho dovuto sistemare bene il computer nuovo che adesso ho. Sto registrando appunto con questo. Poi oggi mi è arrivata la tastiera nuova. Ho dovuto settare, ho dovuto spostare i video del Vaticano che erano un sacco di roba, e vedrò anche quelli di editarveli il prima possibile. Però cominciamo. Allora, gli aggiornamenti non ne ho fatti. Forse è meglio che andiamo a dormire. Se vedrete che il video si vede meglio, è perché appunto con il computer nuovo riesco a registrare alla vera risoluzione del mio schermo, che sarebbe in poche parole 1600x1200. Dov'è sto zombie? Morto. Cioè non l'ho ucciso io, però su lì vedo già un altro scheletro. Uno scheletro, non un altro. Non spararmi frecce che dopo mi mandi a fuoco me e tutto. Infatti vedete, adesso riesco a vedere fin giù là, però ho soltanto i chunk a 16, perché con questo computer qua nuovo, che è potentissimo, posso aumentare i chunk fino a 32. Potremmo fare una bussola per andare a fare un viaggio. Sì, comunque arriveremo qua in un batter d'occhio. Essendo perfettamente un morto di fame, noi faremo così, easy, in modo che non moriamo dalla fame. Poi quando troverò delle pecore convertirò, anzi lasciamo in hard, e perché noi vogliamo essere più avventurieri. Qua ragazzi era ancora una vecchia risalita che dovevo fare con delle chest giù lì, dove c'era l'antico mob spawner. Oh, allora vedo un albero sospeso, una fonte d'acqua, un botto di pecore. Allora, così possiamo capire cosa ci sta intorno. Foresta, quindi mi sa che siamo su uno dei... Andiamo a piazzare la torcia sul punto più alto di questa montagna. Dai. Un pollo. Cos'è? Due polli. Cioè, neanche un pollo. A casa mia non ce ne sono di polli, ma trasportarli da qua fino a giù là, che è casa mia. No, non un pollo, 58 polli. Che bello, come suicidarsi, tutorial. C'è l'acqua! Io non ho beccato l'acqua, però. Bene. Ora Bazook ci spieghi come fai a farti ripristinare i cuori. Perché sei un genio. Questo non ci avevo pensato, però. Ragazzi, sono solo io? O là ci sono degli alberi giganti? A me sembrano degli alberi giganti. Ora è uccidi ste mucche, perché le mucche so che ti danno un sacco di carne. Sono già 5 con 2 mucche. Muori. 7. 10. Sono un genio. Yeah, la panoramica. Conigli. Muori. Dov'è morto? No, scusate, ma non mi ha dato niente. Cosa me ne faccio? Guardate, là c'è una pozza di lava. Muriamoci prima di arrivare, perché siamo più intelligenti. Opto che se una foresta intera prende fuoco, di sicuro devo bruciare. Devo cancellare il mondo. Certo. Affrettiamoci a spegnere il fuoco prima che si propaghi da tutte le parti. Ok. Il fuoco sembra aver preso bene.
Vedo il deserto, vedo la savana. Savana, deserto. Coniglio! Nero per lo più. È uno dei più rari conigli che può spawnare. No! Tu muori! È vero, sono conigli piccoli, non mi possono dare la carne. No! Non me ne ero reso conto. Ah! No, 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 no. Non ci siamo intesi, non ci siamo intesi. Se, di sicuro. No, 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 non può finire ora la speed. La speed non può finire ora. Se finisce ora la speed, sono morto. È vero, nel deserto spawna un botto di gente. No. Però posso trovare le piramidi. Con le piramidi posso trovare diamanti. Diamanti uguale armatura. Armatura uguale tutto. Salvati. Buca. Entra. Salvati. Cos'è? Spacca. Prendi sto blocco. Altro che la torcia. Cosa me ne faccio della torcia? Allora, voi sapete, vero, come funziona una piramide? Io sì. E non è piacevole. Allora, vedete, lì c'è una pressure plate. Se la schiacciate, morite. Quindi, è buona idea. Uno, recuperiamo tutta la vita. E qua ci vorrà un sacco. Aspettiamo. Ora, dopo aver recuperato tutta la vita, io cosa farò? Uno, ho abbastanza blocchi dopo per tornare in su. 8 di sì. Cadiamo senza schiacciare la pressure plate. Spaccala immediatamente. Guardate che bravi gli antichi egizi. L'unica cosa, spero che non siano ceste trappola, se no salto di per aria. Salto di per aria. Certo, fidati. Di sicuro si dice salto di per aria. Wow. Allora, spacchiamo questa TNT perché ci può essere utile. Uno. Al posto saltare di per aria. E al posto, cosa me ne faccio della diorite, dell'andesite? Per piacere, dai. Ora non ci serve. Metti sti blocchi qua. E no, ma allora sono deficit io, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne mancano ancora. Stavo per saltare giù. Con quale pazzia lo stai per fare? No, devo ancora salire. Me l'ero dimenticato. Ah, vero, sono gli ingressi. Non ci sono cascato, sono sicuro, lo so. I cactus da me non ci sono. Allora questo coso è stato produttivo, questo viaggio. Poco produttivo. Però lo è stato. Un Enderman. Non ho mai visto un Enderman su questa serie. Enderman. O forse l'ho già visto e mi ha già anche ucciso una volta. Boh, non mi ricordo. Non ho mai avuto Enderman, questo ne sono sicuro. Mi bisciotta senza l'armatura. Con due colpi. Per oggi credo che il video possa finire qua. Non è vero! Devi andare a recuperare quegli oggetti! Sennò ti sclerano anche nei commenti. Vai a recuperare subito quegli oggetti, che se ti despawnano ti
faccio per stare da solo? Allora, credo che taglierò tutto il pezzo di video in cui arrivo là. Almeno che non mi succeda qualcos'altro di stranissimo. Del tipo, ci rimuoio. Ce l'abbiamo sei quasi fatta. Pazzo. Sono sicuro che sono appena lì gli oggetti. Non li ho visti, ma me lo sento. Cioè, lo sento proprio che gli oggetti sono lì. Ne sento il loro odore. Dove sono? No, non è possibile. Non possono essere già disponati. No, magari era qua. No. No, ci sono ancora, ci sono ancora, ci sono ancora. Butta. No, per la madre cielo, prima che scompaia tutto. Ma sì, cosa me ne faccio di sta roba qua? Ok, questa mettitela addosso almeno. Cosa me ne frega a me dell'azzurro blu? Cosa posso buttare nel deserto? Della sabbia di sicuro. Perché sapete, della sabbia nel deserto. Ho trovato anche i villager, sì. È da mezz'ora che sto registrando. Ora devo andare anche a mangiare, credo. C'è un'altra piramide? Beh, dobbiamo andare a visitare anche quella. Cioè, poi qua c'è vita, cioè c'è un villaggio. Non è tipo uno di quei villaggi strapopolosi con tipo 50.000 villici. Tu mi scambi le cose, spero. Questo è quello che ti scambia. No, non è quello col camice nero. Ci sarà davvero quello col camice nero? Perché se non c'è... significa che in questo villaggio non potrò mai farmi scambiare... tipo le armature Maya. Perché se non lo sapete c'è un villager che praticamente, che è quello che delle armature, che è un il black villager, una volta su, non mi ricordo mai, tipo una volta su 1000 vi scambierà un'antica armatura Maya, non craftabile, non prendibile dalla creative, bla 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 bla. Sono sempre le solite cose, tipo l'Ender Dragon. Egg. L'Ender. Sto per schiacciarla tranquillamente. Quella era mia mamma che mi diceva che stava preparando le pizze. Facciamo così. No. Terza. Invece prendi questo. Cosa me ne faccio? A me mi interessa l'altra. A me mi interessa. Ma. Ciopa. Cioè c'erano 50 milioni. La sella! La sella! Cos'è che posso lasciare qua? È sempre un dramma. No, beh, non è possibile. Devo ritornare qua un giorno perché so, devo sapere di avere delle scorte di Dirt, Bommial, un arco della Redstone. E tomo 11 di cobblestone. Chi si interessa più? Cioè, scusate, ho un'armatura di diamante rotta in flescia vita. Due armature di diamante per cavalli. Beh, no, beh, io me ne torno a casa. Metodo, metodo Maria, io esco da qua. Cioè, c'è un botto di roba. Ho lasciato ancora giù la TNT. Non ho preso niente. C'era talmente tanto fogato dal... Da dov'è che sono entrato io, scusa? No. Non mi ricordo da dove sono entrato. Io, precisamente.
Da dove essere entrato? Cioè, c'è l'entrata segreta. Vabbè. Per questo video e dopo 34 minuti di registrazione dico che secondo me può essere tutto. E vabbè, ci vediamo alla prossima. No, aspettate, prima del intro outro finale. Allora, ricapitolo dell'episodio. Abbiamo perso tutti gli oggetti, abbiamo trovato dove è il deserto, abbiamo trovato due piramidi, abbiamo un sacco di lingotti d'oro, due selle per cavalli, due armature di diamante per cavalli e anche abbiamo trovato un villaggio. Perfetto. Dal villaggio possiamo prendere le patate, il grano, le carote e li facciamo coltivare tutto ai villager. Poi il resto, noi non coltiviamo più niente. Vabbè, ragazzi, ci vediamo alla prossima e ciao!